Cari amici del canale, ben ritrovati. Oggi sono ancora in Varrendena, nei pressi di Caderzone Terme, e mi accingo a dirigermi verso i laghi di San Giuliano. Seppure sia un'escursione molto famosa nella zona, è la prima volta che mi capita di farla e sono anche piuttosto curioso di vedere cosa ci aspetterà. Se siete pronti, gambe e spalla e vamonos, chicos! Questa è una di quelle passeggiate piuttosto semplici che tanto piacerebbero al nostro caro amico Filippo, grande sostenitore del canale, che approfitto per salutare. Lui le definirebbe da livello O, visto che siamo in tema di saluti, un caro saluto anche a Dado, se no si offende. Vi devo una precisazione, vi ho parlato dei laghi San Giuliano, ma in realtà non saranno gli unici laghi che visiteremo oggi. Anzi, il primo è il lago di Vacarsa o Vaccarsa. Probabilmente il toponimo fa riferimento a qualche mucca data alle fiamme? Non si sa, intanto proseguiamo, non siamo troppo distanti. Intanto ecco Malga Campastrill, a 1800 metri e rotti di quota. Eccoci arrivati al famoso lago di Vacarsa o Vaccarsa, mi piace molto di più. Guardate che bello, uno specchio smeraldino in una cornice. No, penso di averlo già detto in un altro video. Non c'è un vero e proprio sentiero che giri intorno al lago. C'è un mezzo sentiero che porta a questa specie di spiaggetta dove forse prendere il sole al tramonto. E ora riprendiamo il sentiero in direzione della bocchetta dell'acqua fredda, da cui poi si scollina e ci si dirige verso i famosi laghi di San Giuliano. Siamo giunti alla bocchetta dell'acqua fredda. Adoro questi posti, perché un attimo prima vedi questo panorama, un attimo dopo quest'altro. E laggiù in fondo il primo dei due laghi di San Giuliano, ovvero il lago Garzonè. Quello alle mie spalle è il rifugio San Giuliano, ovvero il rifugio dei laghi San Giuliano
posto tra il lago Garzonè più a monte e il lago San Giuliano vero e proprio più a valle. Vediamo com'è. Il rifugio di per sé è carino, però è difficile perdonargli quei pannelli fotovoltaici. Certo, a loro servono ovviamente, non stanno però benissimo. Prima di proseguire per il secondo lago, quello denominato propriamente lago di San Giuliano, proseguiamo in direzione di Malga Germanega, dove pure lì troveremo un simpatico laghetto. Andiamo. Ecco la Malga Germanega. Ora devo solo capire se c'è questo fantomatico laghetto o se si tratta più semplicemente di una zona paludosa. Sono arrivato nel mezzo del nulla, ci sono tutta una serie di segnali che dovrebbero condurre a diversi sentieri, ma non c'è una singola traccia battuta. Tornerò indietro, abbiamo raggiunto la Malga e quindi va bene, riguadagnerò il sentiero per il lago di San Giuliano, anzi per i laghi di San Giuliano. Nel rispetto della tradizione, merendina. Ecco il bellissimo primo lago di San Giuliano con la omonima chiesetta alle mie spalle. Volevo farvi vedere il davanti, ma c'era altra gente. Penso che ci saremmo disturbati a vicenda. Comunque, in ogni caso, la chiesetta era chiusa. Non è possibile visitarla, almeno non oggi. È tempo di partire dai laghi e tornare alla macchina. Passeremo per Malga Campo e sarà una passeggiata di un altro paio d'orette. Bene, Malga Campo, l'ultima tappa del nostro giro di oggi. Una piccola chicca, mi sono dimenticato di dire che questo giro al ritorno si affaccia lungo la Val di Genova e questa è la parte alta delle famose cascate Nardis. E questa invece è la Val d'Amola che abbiamo visitato nell'escursione dei laghi di Cornisello. Temo di avervi dato un'indicazione sbagliata prima. È questa Malga Campo. Con lo splendido panorama del Brenta alle mie spalle, io vi saluto.
Non siamo ancora arrivati alla macchina, ma l'ultimo tratto è lungo strada asfaltata e ve lo risparmio come l'altra volta. Molto interessante questa escursione, naturalmente anche in questo caso è consigliata, ci vuole un minimo di allenamento, ma neanche più di tanto. Probabilmente per chi è meno allenato è opportuno percorrerla in senso anti-orario piuttosto che orario come ho fatto io, perché la salita è molto più morbida. E con questo abbiamo finito. Un caro abbraccio a tutti, vi saluto e arrivederci al prossimo video! E se va bene ammesse, buona camminata a tutti!